Lunedì ricomincio la settimana, ricomincio un bel, gran bel vlog settimanale. Questa mattina oggi a Vigevano è festa perché è il Beato Matteo. Io però oggi devo lavorare perché ho un botto di video da montare e dei lavori da organizzare per questa settimana. Adesso sono in piazza, Ducale, a fare due commissioni. E c'è poco da dire in questo caldissimo lunedì di ottobre che sembra agosto. Devo finire un montaggio, dovrò iniziare un altro e devo organizzare i lavori per la settimana. Oggi sarà tutta così, direi che ci vediamo domani. Martedì, questa mattina montiamo la regia per l'evento di domani sera. Prove diretta fatta, ora sistemiamo i cavi, facciamo un po' d'ordine e andiamo a casa. Tardo pomeriggio, giretto con i cani, sono molto contento perché oggi sono stato molto produttivo. Ho finito il video di Rimini, l'evento che ho fatto qualche settimana fa. Sono molto contento perché è venuto molto bene, nonostante ci fossero tantissime clip da gestire. Domani vado a farglielo vedere al cliente. Credo che ci saranno qualche modifica come al solito, ma tutto sommato sono molto contento. Penny. Mercoledì, siamo ancora qui, questa sera gestiamo la diretta streaming della rassegna letteraria della città di Vigevano perché c'è Alessandro Barbero. Sono il primo. Sta arrivando la gente, c'è... Vengo usato come cavia per fare il bilanciamento del bianco, molto bene. Ah... Specializzato in quelle che sono le battute oscene terribili. Questa immensa metropoli, siamo a New York. Giovedì, oggi è stata una giornata molto intensa. Passano le macchine, porco cane. Non sto a raccontarvi i dettagli perché vi annoierei. Ma guardate che bel cappellino di Snoopy che ho bramato da tantissimo tempo, che era all'OVS, e Arianna ieri me l'ha regalato, mi ha fatto la sorpresina, me l'ha fatto trovare sotto il cuscino quando sono tornato ieri sera dalla diretta. La diretta è andata molto molto bene, non c'è stato nessun salto, la connessione è tutto top, l'audio era perfetto e il sindaco ci è venuto a fare i complimenti. Venerdì, anche oggi, come qualche settimana fa, andiamo a lavorare da Starbucks, a Scalo Milano. Esco un attimo da Starbucks perché c'è una fila enorme là in fondo e voglio andare a vedere cosa sta succedendo. Ah, ok, ho capito. Praticamente oggi ci sono gli Iconic Day qua a Scalo Milano, dove tutti i negozi mettono i loro tre prodotti di punta in super sconto e c'è la fila per Nespresso perché ho visto che mettono le loro macchinette super in saldo. Anche all'Arianna era venuto in mente di prendere una macchinetta dell'Nespresso. Il problema è che non fanno solo l'acqua calda, quindi noi beviamo tante tisane, quindi che senso avrebbe? Peccato. Peccato perché sono molto carine. Mattinata super produttiva, direi che ci siamo meritati un bel pranzetto. Buon appetito. Pessima esperienza, Rosso Pomodoro Scalo Milano. Ci hanno messo un sacco a portarci la pizza, ce l'hanno portata prima una, poi l'altra, intanto una è diventata fredda,
volevamo ordinare il dolce, abbiamo chiesto, ci hanno guardato il menù e poi ci hanno bellamente costato e non siamo riusciti a prendere il dolce. Quindi no, Scalo Milano rosso pomodoro, no. Quindi dolcetto alla Lindt. Ragazzi, c'è ancora la fila. È Natale. Arianna, super felicissima. Ma dai, è un po' presto. Concludiamo questa giornata guardando la prima puntata di Piccoli Brividi su Disney Plus. Con Mac, i più nerd di voi coglieranno la cheat. Per me è Justin Long e basta. Mac, questo qua faceva i video con un altro tipo. Uno era Windows, l'altro era Mac. E lui era Mac. Dove lo facevano questo video? Su internet. E chi era l'altro? Era un vecchio. Lui era Mac, perché era più giovane, più sveglio. E poi c'era Windows, PC. Ok, PC, non Windows. PC. PC e Mac. Lui è Mac e poi c'era PC. Ok. Vai. Di cheese e muori. Che violenza. Non sono nata io. Sabato non è ancora successo nulla di particolare nella giornata di oggi. Ogni tanto direi che ci si può anche riposare, cosa dite? E domenica, anche oggi ragazzi si lavora, siamo ancora a teatro a fare l'ultima serata di rassegna letteraria. Solo che questa serata non andrà in diretta, ma sarà nascosta, semplicemente perché l'autore non ha dato il benestare per la diretta. Adesso non ho ben capito perché. Comunque sarà privata, solo per un certo tipo di pubblico. Ragazzi, alla velocità della luce abbiamo preparato tutto. Siamo un po' impiccati con gli spazi, come vedete, però ce la facciamo. Io e Luca siamo bevuti un cafferino al bar, adesso torniamo a teatro, che in questo momento c'è Jeffrey Deaver, che è di ossa, super famosissimo, però ha fatto il collezionista d'ossa. Io non sapevo neanche ci fosse Jeffrey Deaver, ma vabbè, sti cazzi. Figo Denzel Washington. Esatto. No, ha fatto un libro. Andatelo, non ha fatto quel libro. Andatelo, andate a vedere il collezionista d'ossa, perché c'è Denzel. Eccolo qua. Un capo di lavoro con il quale non siamo una buona relazione, poi anche la notizia è particolarmente eccitante. Senti, tu sei stato uno di quei narratori di successo. Ringrazio sempre la fine dei miei libri e senza i quali io non solo non sarei qui. Questa tendenza a timbrare il cartellino, quindi a rinnovare le storie dei personaggi perché glielo chiede il pubblico. Raga, sono stanchissimo, vorrei fare una chiusura come si deve, ma non saprei neanche da dove iniziare. Vlog finito, iscrivetevi al canale, fate i bravi, ciao!